Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e buon 8 marzo a tutte e tutti voi. Volevo girare questo video che farà parte dei contenuti del Feminist Friday, ovviamente perché marzo è il mese dedicato alle donne e alla cultura di genere femminile. Anche se è giovedì, ci tenevo comunque a fare un video e spiegarvi perché secondo me è ancora molto importante parlare dell'8 marzo, parlare dei diritti e parlare di questione femminile. E perché il femminismo e tante battaglie che vengono portate avanti ancora oggi non sono così superficiali, perché questa ricorrenza non è solamente un'occasione per fare la classica uscita tra amiche e fare le pazzerelle, ma anzi è una questione molto più seria. Ci tenevo davvero tanto a ribadire come l'8 marzo non sia una festa che autocelebra l'essere donne giusto per il gusto di farlo. Chi protesta, chi oggi ha scioperato come me tra queste, non lo fa perché non ci si accontenta mai, come veniamo spesso ridotte in tutto quello che cerchiamo di esprimere. E non lo facciamo giusto per il gusto di rompere le scatole. 8 marzo è un'occasione per parlare di diritti e di un sacco di questioni. Qualche persona che ha volontà di esporsi e lo può fare, lo fa anche a nome di tutte quelle donne che non possono farlo, non hanno la possibilità di parlare e non hanno magari ancora l'età per farlo e per venire coinvolte in discussione sulle questioni di genere. Ci sono un sacco di donne, ancora oggi in Italia, che non possono avere nemmeno la libertà di uscire di casa. Ora vi racconterò i motivi per cui io questo 8 marzo protesto e perché io questo 8 marzo ho scioperato e perché questa sera parteciperò alla manifestazione che c'è qui a Bologna, che è la mia città, organizzata da Non Una di Meno di Bologna, che ha voluto quest'anno, insieme a tutte le associazioni Non Una di Meno d'Italia, chiamare We in memoria sia del movimento internazionale MeToo, perché anche noi ci impegniamo quest'anno per parlare di alcuni temi. Spiego i temi che mi coinvolgono nella questione femminile attualmente e i motivi per i quali io ho deciso di scioperare oggi e di protestare. Chiaramente sono miei personali e coinvolgono la mia persona, il mio vissuto e la mia esperienza. Possono essere totalmente diversi per tante altre realtà e possono essere assolutamente ininfluenti per tante altre donne. È chiaro che ognuna di noi vive situazioni diverse e condizioni molto diverse. Comunque vi spiego perché io ho deciso oggi di aderire. Il primo è il raggiungimento, il rispetto e la tutela della parità di genere. Questo può avvenire solamente tramite un'operazione che coinvolge l'ambito culturale, perché non basta fare delle leggi, bisogna proprio intervenire a livello culturale. E questo si può fare attraverso dei programmi scolastici e al mantenimento dei corsi e delle lezioni di differenze di genere, che è un primo passo verso questo traguardo. Questo passa ovviamente anche dal punto di vista culturale attraverso il linguaggio. Quindi il linguaggio, soprattutto nella lingua italiana che discrimina sempre maschio e femmina, non deve essere più un linguaggio discriminatorio. Altro motivo è sicuramente la prevenzione della violenza sulle donne e sostenere le vittime che subiscono violenza di genere e tutte le strutture, le associazioni che si occupano della gestione e del supporto che danno a queste donne vittime di violenza, che le accolgono e che danno sostegno in ogni modo possibile, che attualmente hanno gravi difficoltà. E proprio per questo io spero che venga anche riaperta una questione legislativa, quindi che ci siano modifiche e introduzioni nel nostro sistema legislativo che tutelino e sostengano le donne vittime di violenza, inasprendo le pene di chi commette sia violenza sulle donne che femminicidio. E la creazione di ambienti più accoglienti e sicuri per il genere femminile in ogni campo della nostra vita. L'altro motivo è sicuramente per il raggiungimento della piena autonomia, autodeterminazione e decisione sul nostro corpo e la libertà di decidere cosa fare con il nostro corpo
nella maniera che ci rispecchia di più, soprattutto rispecchia la nostra situazione e le nostre convinzioni, e il poter farlo nella totale sicurezza. E la creazione di ambienti lavorativi e di una cultura del lavoro dove non esistano le molestie sessuali, dove non esistano minacce alla sicurezza personale di noi donne, da ricatti e da disparità di genere dovuti al nostro genere di appartenenza, dove vengano esclusi un linguaggio o un comportamento, dove venga esclusa ogni situazione, ogni linguaggio, ogni comportamento che sia denigratorio, svilente, lesivo e anche irrispettoso della dignità femminile. Poi quello che chiedo io da lettrice, quello che auspico da lettrice, e non solo, ma che proprio passa attraverso tutti i mezzi di comunicazione esistenti, è una rappresentazione adeguata, rispettosa e dignitosa della donna che si autodetermina, che eviti in ogni modo lo sfruttamento a fini commerciali o di fantasia, fictional, in quanto si parla di libri, del corpo della donna e della rappresentazione della sua psicologia e di un'informazione che tenga conto di un linguaggio che sia rispettoso nei confronti delle donne e che tiene conto delle vittime di violenza con il massimo dell'accuratezza, della dignità della persona e che tenga conto del punto di vista delle vittime, che rispetti la persona e abbandoni un linguaggio fuorviante con immagini e termini stereotipati che giustificano o attenuino la violenza sulle donne e la rappresentazione femminile. Niente, questi sono i motivi per i quali io oggi protesto e per i quali io penso che l'8 marzo sia ancora una giornata da celebrare in maniera molto coinvolgente. Se partecipate a qualche manifestazione, sono proprio curiosa di saperlo, mi farebbe piacere vedervi a Bologna, se siete di Bologna o in altre occasioni. Fatemi sapere per i motivi per i quali voi state protestando o avete aderito allo sciopero, e se non avete aderito spero comunque che abbiate comunque spazio per poter far sentire la vostra voce. Noi ci vediamo domani per un altro episodio del Feminist Friday e io come sempre vi ringrazio per aver trascorso un po' di tempo insieme a me. Grazie mille e alla prossima, ciao!